prima giornata di fiera alle 3 2014. Siamo qui nello stand Sony dove abbiamo potuto provare Little Big Planet 3, il nuovo titolo in arrivo a novembre, annunciato un po' a sorpresa nel corso della conferenza di ieri. Il gioco non è più sviluppato da il team che ha creato il brand, ovvero Media Molecule, è passato nelle mani di Sumo Digital, che ci propone un capitolo molto conservativo sia nel look che nelle atmosfere che anche nelle dinamiche. La novità di questo terzo episodio è però la presenza di 3-4 differenti personaggi. Oltre al Sackboy, infatti, troviamo un personaggio, un piccolo pappagallino che è in grado di volare, un cane che è capace di rimbalzare sul muro e quindi fare una sorta di doppio salto, e poi invece un personaggio che è in grado di cambiare stazza e dimensioni per trasformarsi da un nerboruto pupazzo di pezza molto pesante ad un piccolissimo protagonista in grado di passare anche nei pertugi più stretti. Le demo che abbiamo potuto provare oggi mettono in chiaro che l'esperienza di gioco si focalizzerà soprattutto sulla componente cooperativa, molto di più di quanto già non lo facessero i vecchi capitoli. Sony ha anche annunciato che sarà ovviamente presente un nuovo editor di livelli potenziato per permettere alla comunità di creativi che già si è siepata intorno alle produzioni di proporre le proprie creazioni e quindi moltiplicare a dismisura il numero di livelli giocabili per questo platform game. Apprezzatissima è anche la notizia che tutti i vecchi livelli del gioco saranno compatibili anche con questa nuova versione. A livello tecnico il titolo è sempre molto molto delicato, curatissimo, sempre fatto con uno stile vibrante, vivace e colorato. Tuttavia le dinamiche di gioco incominciano un attimo a sentire il peso degli anni e c'è qualche cosa che scricchiola. Il level design è sempre ben articolato e non si può certo dire che Little Big Planet sia un brutto titolo, anzi è molto grazioso dal punto di vista artistico e sul fronte del gameplay molto conservativo. Non è però, diciamo, quella grande esclusiva che ci aspettavamo, insomma, magari la serie ha perso un po' di mordente negli anni e questo terzo capitolo, anche per aver perso quella verve creativa che da sempre contraddistingue i lavori di Media Molecule, pare un po' spuntato, un po' più spuntato rispetto ai precedenti episodi. Si tratta comunque di un'esclusiva abbastanza solida che non mancherà di divertire le famiglie in questo periodo natalizio.